allo stadio di San Siro, Roma-Milan 4-0! Grazie popolo per l'accoglienza. Sì, sì, vedrai che accoglienza ti aspetta. Il capo sono 2 ore che ti sta cercando. Fatti gli affari tu. Avanti. Salve, salve capo. Vieni, vieni, vieni. Che bella cera. Si vede che hai dormito bene e a lungo. No, veramente non ho dormito niente. Ah. Eh sì, arrivo adesso all'ambasciata, lo so, sono in ritardo perché l'intervista con quella cavolo di principessa è durata molto più a lungo del previsto. Ah, davvero? E che cosa ha detto di bello quella cavolo di principessa? Ma, insomma, niente... Niente, non ne dubito. Ma no, ma niente di particolare, intendevo. Le solite cose, no? Il solito bla 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 bla, Vabbè, io vado a scrivere il pezzo così. E che cosa scriverai, Bla 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 bla. Ah, interessante. Ma non lo so, dai, qualcosa mi invento. E dovrai inventare per forza. L'incontro con la principessa non c'è stato cancellato. La principessa è ammalata. Guarda qua, mascalzone. Sua Altezza Reale la principessa Anna. Non è possibile, non è vero. Ma Belani, che cosa c'è di incredibile? Non è Lana Turner, non è la signora Chiang Kai-shek, è la principessa Anna. Direttore, ma tu lo sai chi è questa? Questa è la principessa Anna. E io che ho detto? Mi venga un colpo, questo è uno scoop. Ma quale scoop? Forse hai bevuto? Ti offro un pezzo da prima pagina. Cioè? Che pezzo? Rivelerò le più segrete intimità, i desideri, quelli veri di una principessa. E come pensi di riuscire ad entrare nella sua camera da letto? Ah, non ti preoccupare, guarda, mi travestirò da faggetto, da termometro, qualcosa mi invento. Non ci riuscirai, ma se dovessi farcela, beh, allora 100.000 lire. Aggiungi uno zero e l'affare è fatto. Come vuoi tu, andrai in bianco e allora sarai tu a dare 1 milione a me. Scommettiamo? D'accordo. Ok, con la mano. Sei pazzo.